Nei supermercati è vietata la vendita di pennarelli, matite, materiale di cartoleria e giocattoli per bambini perché non sono considerati beni di prima necessità. Un provvedimento che penalizza i più piccoli, come spiega la psicoterapeuta Irene Bozzi. Questo provvedimento è sbagliato perché i bambini hanno dei diritti. Come abbiamo dei diritti anche noi, come tutto il mondo ha dei diritti, perché i bambini usano i pennarelli, usano le matite e per loro è importantissimo, perché loro apprendono attraverso il gioco. E apprendendo attraverso il gioco hanno bisogno di giocare anche con le cose più semplici. È necessario che i bambini possano disegnare in un momento di stress, reclusione e di allontanamento dagli amici e dalla scuola. Il disegno per i bambini è fondamentale. Noi come psicologi, psicoterapeuti, utilizziamo moltissimo il disegno, perché attraverso il disegno il bambino si esprime, esprime la sua fantasia, esprime i suoi desideri, esprime soprattutto i suoi sentimenti. È importante premiare con qualche regalo i più piccoli, ma anche coinvolgerli in cucina e nelle faccende quotidiane. La televisione e internet non sono da demonizzare, anche se bisogna stare attenti. Sono tante le proposte di gioco, soprattutto quando in casa c'è un solo bambino. Anche i trucchi della mamma vanno bene, perché no? Anche i trucchi della mamma. Se, possono essere, ci può essere qualsiasi cosa, può essere la farina, il gioco con la farina, può essere la carta, può essere anche attraverso i libri. Ricordatevi che è molto importante che i bambini comincino ad apprezzare, apprezzino fin da piccoli i libri. In questa crisi i bambini sono i soggetti meno presi in considerazione, si pensa anche al benessere degli animali, ma non ci sono provvedimenti per i più piccoli. Per questo è necessario cambiare rotta. La politica e le istituzioni possono cercare di aprire un po' di più a se stesse, al mondo del fanciullo, perché il mondo dell'infanzia è un mondo meraviglioso ed è il nostro mondo del futuro.